Salve a tutti e ben ritrovati sul canale. Benvenuti se invece è la prima volta che passate da queste parti. Finalmente oggi facciamo il bookshelf tour. Me l'avete richiesto in tantissime. Vi faccio una premessa molto grande: la mia stanza è un po' un pasticcio, quindi ho librerie sparse nei vari angoli, ho degli scaffali, delle mensole messe un po' a casaccio. Spero quindi che riuscirete comunque a trovare la vostra strada in queste librerie. In teoria questo dovrebbe essere il video speciale per i 1000 iscritti, anche se li abbiamo passati largamente, e quindi vorrei ringraziarvi tantissimo uno per uno, perché non lo so, mi portate avanti con grande forza e io ho bisogno assolutamente appunto di stimoli, di feedback, così che possa insomma creare altri contenuti per voi. Grazie, grazie davvero di cuore. Non ci credo che lo sto facendo. Ok, questa è la prima libreria, ve la faccio vedere in panoramica. Tutta fin giù, è una libreria abbastanza lunga. Questa che vedete qui è appunto la sezione dedicata a Tolkien. Ci avviciniamo e vediamo appunto cosa troviamo nella prima parte. Qui troviamo diversi gadget del Signore degli Anelli. Vi faccio vedere per esempio la foglia di Lorien, l'anello, una runa, una sottospecie di pietra preziosa, un folletto qui su, e qui abbiamo una pipa che è molto carina, la tengo qui su per ricordare Gandalf. Quindi adesso togliamo tutto e vi faccio vedere quello che c'è. Il Signore degli Anelli, edizione completa, con tutti e tre i libri della Mondolibri. Stessa cosa per questo, Il Signore degli Anelli, edizione completa con mappa della Rusconi, il Silmarillion, lo Hobbit. Non mi ammazzate per le fascette, ma io non le tolgo praticamente mai. Scusate per il riflesso, questi sono ovviamente Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri, Il Ritorno del Re, della Bompiani, edizione separata. Qui poi abbiamo Il Giardino Segreto di Frances Hodgson Burnett, Il Mangianomi di Giovanni De Feo. Qui abbiamo appunto l'altra sezione, tra virgolette, fantasy. Ho messo qui qualche gadget, tra virgolette, che mi ricordasse un po' il mondo fantastico, come ad esempio una chiave, una piccola boccetta, e poi qui su abbiamo un pop, un Funko Pop di Jack Skellington, un gabbiano che feci io diverso tempo fa, adesso capirete perché, una witch. Nascosto nell'angolino lì a sinistra ci sta il secondo libro appunto delle cronache del mondo emerso, cioè La missione di Sennar di Licia Troisi, Reckless, lo specchio dei mondi di Cornelia Funke, Il cimitero senza lapidi e altre storie nere di Neil Gaiman, Hania, il cavaliere di luce, Hania, la strega muta, Hania, il regno delle tigri bianche, tutti e tre di Silvana De Mari, Il gabbiano Jonathan Livingstone di Richard Bach, Fairy Oak, il segreto delle gemelle, Fairy Oak, l'incanto del buio, tutti e due di Elisabetta Agnone. Mi manca il terzo volume, La collina dei conigli di Richard Adams, La straniera di Diana Gabaldon, questo è il primo volume della saga, non ho proseguito con gli altri, Il figlio del cimitero di Neil Gaiman, Cuore d'inchiostro di Cornelia Funke o Funke, boh, L'amuleto di Samarcanda di Jonathan Stroud, il primo libro del ciclo di Bartimeus, La corona di mezzanotte di Sarah J. Maas, questo è il secondo libro se non contiamo il primo libro di novelle, l'avevo trovato in offerta e l'ho acquistato, ma mi manca il primo, non ho mai iniziato la saga. Qui in questa mensolina ho riposto tutti i miei Adelphi e moltissimi degli Oscar bestseller Mondadori e dei classici. Vi faccio vedere prima questo libro carinissimo di Giacomo Leopardi, I canti, che avevo trovato in edicola tantissimi anni fa ed è troppo dolce, lo tengo sempre qui. Amori ridicoli di Milan Kundera, Il più grande uomo scimmia del Pleistocene di Roy Lewis, La Janara di Licia Giaquinto, Follia di Patrick McGrath, La camera azzurra di Georges Simenon, L'ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón, 20.000 leghe sotto i mari di Verne, Lettere a Milena di Franz Kafka, Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, Che tu sia per me il coltello di David Grossman, 1984 di George Orwell, Sulla strada di Jack Kerouac, Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway, Un matrimonio, un funerale per non parlare del gatto di Guccini, Michael Cunningham, Le ore. Guardate come ho ridotto questo libro, l'ho portato a mare, mi è morto.
Santo, la sposa normanna di Carla Maria Russo, 7 minuti dopo la mezzanotte di Patrick Ness, Campo Archimede di Thomas Dich, Frankenstein di Mary Shelley, Guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams, la cerimonia del massaggio di Alan Bennett, il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne. Qui ci ritroviamo nella parte più bassa della libreria, non sapevo tanto bene come riprenderla, comunque qui troviamo qualche classico ed anche diciamo qualche altro libro che non sapevo appunto dove collocare. Questi sono i miei segnalibri, magari un giorno vi farò anche un video, fatemi sapere se vi interessa, ne ho diversi. Acciaio e Marina Bellezza di Silvia Vallone, L'alchimista di Paolo Coelho. Coelho. Il fantasma dell'opera di Leroux. I tre moschettieri di Alexandre Dumas. Anime nere di Gioacchino Criaco. E vi voglio fare vedere anche una cosa. Questo qui è anche autografato dall'autore. Il nome della rosa di Umberto Eco. L'occhio del lupo di Daniel Pennac. Lo specchio è oltre di Pierluigi Cuccitto. Questo è un libro pubblicato da un mio carissimo amico. Qui abbiamo poi tutti i libri che possiedo dell'Eretica Edizioni. Questo è il meraviglioso vinile di Penny Lane di Giordano Criscuolo, La verità nei suoi occhi di Patrizia Doria, 5 lire di Pippo Bonanno, Il boss e Martina di Riccardo Persano, Scorie e Dio di Luca Rota, Uomini e topi di John Steinbeck, I ponti di Madison County di Waller, Lo straniero di Albert Camus, Uno, nessuno e 100.000 di Luigi Pirandello, Il grande Gatsby di Fitzgerald, I dolori del giovane Werther di Goethe, La metamorfosi di Franz Kafka, Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, tutte le opere in prosa e in versi di Arthur Rimbaud, Spider di Patrick McGrath. Ve l'ho detto che la mia stanza è un po' strana, non ci posso fare niente, ho le librerie sparse. Questa è la seconda che vi faccio vedere, qui abbiamo diciamo la collezione tra virgolette di Harry Potter. E tira giù fino in fondo. Questa parte è carinissima perché abbiamo due pop. Questo qui è Ron Weasley al ballo del ceppo. Poi abbiamo Hagrid. Poi c'è una piccola Edwige. Lì abbiamo il primo DVD di Harry Potter e la pietra filosofale. E su c'è lo stemma delle quattro casate di Hogwarts che ho fatto per l'occasione, quindi per metterla appunto sulla collezione di Harry Potter. E questo qui è appunto la mia prima edizione del Trono di Spade, pubblicata dalla Mondadori del 99 se non sbaglio, è un'edizione rarissima. Qui invece abbiamo la parte dedicata diciamo alla Rowling e Harry Potter, qui c'è il pop di Newt Scamander e qui invece abbiamo il pop di Voldemort. Qui abbiamo anche una Felix Felicis. Questo è il Seggio Vacante che è un'edizione Mondolibri, io volevo la Salani ma il ragazzo con il quale l'ho scambiato non me lo aveva specificato. Harry Potter e la pietra filosofale, Harry Potter e la camera dei segreti, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Harry Potter e il calice di fuoco, Harry Potter e l'ordine della Fenice, Harry Potter e il principe mezzosangue, Harry Potter e i doni della morte. Poi abbiamo questa edizione Il Quidditch attraverso i secoli e le fiabe di Bedelbardo. Il posto qui giù in realtà era riservato a Animali Fantastici e Dove Trovarli, che però non ho perché non mi piace l'edizione che è uscita quest'anno e la vorrei in questa qui, almeno in verde, non dico quella in beige che è introvabile, però almeno la verde sì. Qui ho messo diciamo Harry Potter e la Camera dei Segreti, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Questo qui è il mio scaffale nel quale tengo comunque praticamente quasi tutti i miei salani, anche se ne ho qualcuno sparso, e soprattutto i libri diciamo per ragazzi, ed è la sezione Peter Pan, si può vedere, ho diversi libri appunto che riguardano Peter Pan. Qui abbiamo appunto una sua miniatura, La sveglia del coccodrillo, la nostra cara Trilli Campanellino e il mio uncino del quale sono gelosissima perché è stato fatto da un artigiano, da un fabbro a mano, l'ho fatto fare apposta ed è stupendo, meraviglioso, guardate qua. Qui abbiamo Peter Pan, il libro ovviamente della Disney, vecchissimo. Poi abbiamo Peter Pan e la sfida al pirata rosso di McCaughrehan. Non ho idea di come si legga. È stato in realtà il primo seguito ufficiale di Peter Pan, io l'ho letto ovviamente, ma non mi è piaciuto per nulla. Alice nel paese della vaporità di Francesco Di Mitri, ovvero un retelling appunto di Alice nel paese delle meraviglie. La vera storia di Capitan Uncino di Pier Domenico Baccalario, L'età sottile di Francesco Di Mitri. Pan, sempre di Francesco Di Mitri, un retelling appunto di Peter Pan. Nella collezione Peter Pan ho voluto anche inserire il DVD di Hook Capitan Uncino di Steven Spielberg. E poi ovviamente abbiamo il romanzo in sé per sé scritto da James Matthew Barrie, Peter Pan.
Il GGG, La fabbrica di cioccolato, Le streghe, tutti e tre di Roald Dahl, L'ultimo elfo di Silvana De Mari, La memoria dell'acqua di Silvana Gandolfi, Le vite perdute di Christopher Chant e Vita stregata di Diana Wanni Jones. Olga di carta, Il viaggio straordinario di Elisabetta Agnone. Qui abbiamo tutti i miei feltrinelli che si possono vedere e in più ho aggiunto qualche classico ed altri libri che non trovavano una collocazione. Guardate queste piccole bottine di Assenzio come sono carine. Le ho prese a Praga e le avevo posizionate qui proprio perché c'erano i libri dei poeti maledetti e questa invece è La lampada del genio. Saltatempo di Stefano Benni, Il quaderno di Maya di Isabella Allende, Lulu de la Croix di Isabella Santacroce, Il giardino dei segreti di Kate Morton, Aristotle and Dante Discovered the Secrets of the Universe di Benjamin Elias Science, Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, Cuore di cane di Bulgakov, Poesie per pendolari di Domenico D'Agostino. Questo è il libro di un mio carissimo amico, un libro di poesie. Cecità di José Saramago, L'amante giapponese di Isabella Allende, Il bar sotto il mare di Stefano Benni, La meccanica del cuore di Mathias Malzieu e Il bacio più breve della storia sempre di Mathias Malzieu, Lo spleen di Parigi di Charles Baudelaire, Cime tempestose di Emily Bronte, Come un romanzo di Daniel Pennac, Una lontana follia di Kate Morton, Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. È un'edizione in francese, ovviamente Le Petit Prince, sempre di Antoine de Saint-Exupéry. L'ultima parte della libreria, quindi lo scaffale praticamente a pieno terra, posso definirlo come i peccati di gioventù. Qui abbiamo un disco che mi ha portato mio fratello da Roma quando c'è stato il Cirque du Soleil. E questo invece è un regalo che mi fece una mia amica, un piccolo teschietto di gomma. Questo è il diario di Katie di Stewart e Wiseman. Finché non cade il buio e Morti viventi a Dallas di Harris. Twilight, New Moon, Eclipse e Breaking Dawn, tutti quanti della saga appunto di Twilight di Stephanie Meyer. E poi qui abbiamo questi due bellissimi volumi. Il primo è appunto Le cronache di Narnia di C.S. Lewis, che non merita di stare qui nell'angolino, ma non ho trovato altri spazi nel quale posizionarlo. E poi abbiamo La via dei re di Brandon Sanderson, che ovviamente ancora non ho letto. Qui abbiamo ovviamente un'altra parte della libreria nella quale ho riposto diversi libri, tra cui tutti i miei Einaudi che vedete lì e altre piccole, diciamo, cianfrusagliette che adesso vi farò vedere, quindi avviciniamoci. Qui abbiamo un altro Funko Pop che è appunto Newt Scamander con Pickett, come potete vedere. È carinissimo, io lo adoro. Qui ci sono tipo gli sketch, questo è lo sketch del mio tatuaggio, questo è uno sketch di Peter Pan, questo è il ditale del bacio di Peter Pan, La chimera di Sebastiano Vassalli, Il profumo di Patrick Süskind, Miele di McEwan, Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, Armi, acciaio e malattie di Jared Diamond, Delitto e castigo di Fedor Dostoevsky, Viaggio al centro della terra di Jules Verne, Cronaca di una morte annunciata di Gabriel García Márquez, Cristo si è fermato a Deboli di Carlo Levi, Breve trattato sulle coincidenze di Domenico Dara, Voltaire sulla tolleranza, La rivoltella di Magret di Georges Simenon, questa edizione vecchissima di Guglielmo Tell, La politica dell'impossibile di Stig Degerman, Tennis, TV, Trigonometria, Tornado e altre cose divertenti che non farò mai più di David Foster Wallace, Corto maltese di Hugo Pratt. Spostandoci un po' più in qua abbiamo diverse cosine, questa è la mia pennetta USB, abbiamo dei reperti archeologici. E poi qui c'è il mio volume di Martin Mister per i 30 anni ed è tra l'altro anche autografato, qui su. Qui c'è il mio Kobo, un altro Einaudi, che è appunto il mio libro su Guccini. È appunto un cofanetto nel quale troviamo il canzoniere, il DVD. Adesso ci spostiamo nella penultima mensola che vi farò vedere oggi ed è il reparto dedicato completamente, diciamo, a Licia Troisi. Salutate Alfio, che è tanto carino e tanto gentile. E qui su ho il mio calice, del quale sono tantissimo gelosa, da morire. Allora qui li ho posizionati in questo modo perché ovviamente non c'entravano, non potevano stare da nessun'altra parte e quindi ve li farò vedere un po' a casaccio. Qui abbiamo i primi tre libri della saga di Nashira. Io ho appunto Il sogno di Talita, La spada dei ribelli e Il sacrificio. Non l'ho continuata perché devo finire ancora il secondo e non lo so cosa mi è successo. Abbiamo la trilogia delle leggende del mondo emerso.
quindi abbiamo Il destino di Adara, La figlia del sangue e Gli ultimi eroi. Questa edizione in realtà non mi piace molto perché della Mondolibri io volevo quella della Mondadori, ma vabbè. Tutti i libri della ragazza Drago sono 4 appunto in copertina flessibile, uno in copertina rigida, ma insomma li ho presi un po' come li ho trovati. Nemmeno questa saga l'ho finita perché non mi è piaciuta quasi per nulla, però la tengo comunque per collezione. Qui abbiamo Le cronache del mondo emerso, che è una delle mie saghe preferite in assoluto, quindi abbiamo Niall dalla Terra del Vento, La missione di Sennar e Il talismano del potere. Questo libro l'avete già visto nell'altra libreria perché appunto ce l'ho doppione, però io ormai avevo preso tutte le edizioni appunto in copertina flessibile e ho lasciato perdere. Poi qui abbiamo ovviamente la seconda trilogia del mondo emerso, cioè Le guerre del mondo emerso, ed è tutto in un unico blocco. Questo mi è stato regalato. E qui abbiamo uno dei miei libri preferiti in assoluto della mia adolescenza, ed è I dannati di Malva. L'ultima parte che più o meno ci resta da esaminare è questa qui, cioè la libreria che si trova tra il muro e il mio letto. E qui abbiamo tutto questo macello. Questa è la parte un po' più messy di tutte le mie librerie, semplicemente perché appunto essendo vicino al mio letto la cambio molto spesso. Di qui faccio vedere giusto qualche highlight perché non riesco insomma a tirarli tutti fuori, sarebbe un casino. Qui giù c'è la parte diciamo della sezione meridionale della saggistica, per esempio abbiamo I briganti del Reventino di Vincenzo Villella, Sud e magia e Il mondo magico di Ernesto De Martino, Gente in Aspromonte di Corrado Alvaro, L'interpretazione dei sogni e psicopatologia della vita quotidiana di Sigmund Freud, La stirpe di Dracula di Massimo Introvigne, La democrazia in America di Alexis de Tocqueville. Qui su, diciamo, ho messo alcuni libri che non mi piacciono, che vorrei scambiare, per esempio Eragon e roba del genere, altri libri che probabilmente non leggerò mai nella vita, e poi ci sono i miei piccoli brividi. I miei preferiti sono questi due, cioè Creatura del Buio e La ragazza ombra, li ricordo da quando ero piccina, facevo la quarta elementare. Questo era appunto il bookshelf tour. Non vi ho fatto vedere proprio tutto, in realtà c'è anche la libreria di mio fratello, che in lì c'è un'altra parte qui dietro dove ho tutti i fumetti, i manga, che però non ho potuto tirare fuori perché altrimenti sarebbe stato davvero un video, oltre che lunghissimo, molto noioso. Quindi magari fumetti manga lo faremo un'altra volta, anche se non sono tantissimi. Vi ricordo che comunque giù nell'info box troverete degli altri link, come per esempio il link di affiliazione o link a tutti i miei social. Io vi saluto, vi mando un bacio, vi ringrazio ancora e ci vediamo nel prossimo video.